Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se ti piacciono i miei video, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sulla campanella in basso. Cosa succede quando i figli sono padroni e manipolatori? Che cosa deve fare un genitore? A volte la conflittualità tra le due generazioni diventa esagerata. Rasente il limite della tollerabilità e della violenza fisica e verbale, e la vittima in questo caso è il genitore. Il genitore viene gestito e prevaricato dalla personalità patologica del figlio, che non gli riconosce più un ruolo, sempre che lo abbia mai fatto, che vede solo se stesso e le sue esigenze, individua il genitore come una persona da usare per ciò che gli serve, a cui non deve rendere conto di niente e riconoscere nulla, bensì pretendere. È vero che la crescita e soprattutto l'adolescenza con i figli con un temperamento reattivo, un comportamento positivo e provocatorio, dà luogo ad un braccio di ferro molto duro ed estenuante, soprattutto per il genitore, che spesso finisce in un ribaltamento dei ruoli, il cui figlio comanda, detta legge, e in un certo senso diventa padrone. Spesso i genitori raccontano che vengono insultati, offesi, presi a urla, che sono impossibilitati ad andare contro le pretese del figlio o a dirgli un semplice no, che vengono attaccati verbalmente e nei casi più gravi anche fisicamente, il cui bersaglio è la madre, solitamente perché è la più debole, e se questa viene a mancare, il padre. Spesso si tratta di genitori rimasti soli ad accudire il figlio minorenne. Parliamo di ragazzi che sono generalmente irascibili ed irritabili e che tendenzialmente pretendono che venga fatto ciò che chiedono senza ovviamente avere dei doveri, come se in un certo senso gli fosse tutto dovuto e che ogni pretesa è lecita. Sono ragazzi i quali la comunicazione con il genitore è basata sul mi devi dare, dammi, fammi. C'è una profonda svalutazione nei confronti dei genitori, specialmente quando provano a mettere dei paletti. L'avversione non è solamente verso il genitore, ma delle regole e ciò che rappresenta, l'istituzione in generale. Sono spesso dei manipolatori che tentano di raggirare il genitore per ottenere i propri scopi, per umiliarlo, per ribaltare i ruoli e fargli capire chi ha torto e che lui ha ragione. Mossi da un profondo egoismo e dall'obiettivo unico di ottenere un vantaggio personale. Lavorano sul senso di colpa del genitore e il figlio non prova assolutamente nessun senso di vergogna. Sono ragazzi che quindi dicono bugie, che usano le situazioni a loro favore, che manipolano strumentalizzando tutto ciò che possono o colpevolizzando sempre il genitore di essere la causa di ogni loro problema. Sono impulsivi, spesso tentano di costringere il genitore a comportarsi come decidono loro, non gli permettono di parlare e di ribattere. Il genitore deve cercare di non farsi sopraffare, ma neanche di dare inizio ad una escalation di violenza. Deve togliersi da quella situazione spiacevole e cercare di far arrivare al figlio il messaggio che è disposto a parlare con lui solo in altre condizioni e non di violenza verbale. Succede anche che molti genitori hanno paura della reazione e dei loro comportamenti che possono loro fare del male e perdere il controllo. A questi ragazzi è inutile dirgli cosa devono fare o non fare, perché per la vena oppositiva faranno il contrario di ciò che gli si dice e le vostre parole risulteranno vane, sicuramente si rivolgeranno a voi solo quando avranno un problema serio o comunque di reale necessità. Perciò, se rientrate in questa categoria di genitori abusati da un figlio e avete bisogno del mio aiuto, contattatemi. So che di questi casi ne esistono molti. Di conseguenza vi lascio la mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.